Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati con gli appuntamenti di formazione in compagnia mia di Riccardo Falcorini, UniCredit Certificate, che vedrà oggi la partecipazione di due esperti dei mercati finanziari che ormai sono molto molto conosciuti, Gabriele Bellelli e Stefano Fanton. Ciao Gabriele, ciao Stefano. Buongiorno a Ciao a tutti, ciao tutti. Riccardo. E vedrà anche la partecipazione preziosa di Francesco Di Bella, collega ed economista di UniCredit, che aprirà il nostro evento di formazione con delle analisi di mercato. Quindi, insomma, ciao Francesco, benvenuto Buon e pomeriggio. grazie per aver partecipato. Buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti, che siete numerosissimi. Allora, prima di lasciare la parola a Francesco, a Stefano e Gabriele, giusto un paio di avvisi, insomma, che ricordiamo sempre. Il webinar è registrato, la registrazione sarà disponibile a partire da domani sul nostro sito che è www.investimenti.unicredit.it. Lo vedete qui in sovraimpressione nell'area One Markets Webinar. La sessione One Markets Webinar è una sessione, insomma, un po' un contenitore di tutti quelli che sono i webinar passati, dove sono presenti le varie registrazioni che è possibile rivedere in qualsiasi momento voi lo vogliate, voi abbiate tempo. Quindi, anche se perdete dei pezzi fondamentalmente di webinar, perché dovete lasciare anticipatamente, non preoccupatevi, che l'evento è registrato e quindi sarà disponibile. Sarà disponibile sui canali social dei nostri formatori che sono appunto collegati con noi, Gabriele e Stefano. Non so se anche Stefano riposterà successivamente su magari qualche suo canale il webinar. Detto questo, altri due messaggini. La chat a vostra disposizione per le domande. Lo ricordo sempre, le domande sono sempre molto molto numerose e la coperta è sempre un po' corta. Quindi noi cercheremo via via di rispondere, insomma, a quelle che sono le domande, le curiosità. Non vogliatecene se magari non riusciamo a rispondere in tempo reale a tutto, cercheremo di farlo il prima possibile. Per eventuali curiosità o domande successive, potete sempre scriverci alla nostra email che vi faccio vedere qui sotto. La trovate appunto sul sito investimenti.unicredit.it, nella parte in basso che è appunto info.investimenti@unicredit.it, oppure vi ricordo che siamo sempre disponibili dalle 9 alle 18 al numero verde gratuito che è 800 01 11 22. Fatta questa breve intro, che sono un po' dei flash commerciali, io lascerei la parola a Francesco. Francesco, ti mando la condivisione dello schermo, così magari ci fai vedere qualche tua analisi. Dovresti vedere il pulsantino di condivisione. Se non riesci a farlo, lo faccio io tranquillamente. Dammi solo un segnale. E comunque ti confermo magari se si vede bene oppure Ok, si vede? Sì. Si vede. Ok, allora lo metto tutto schermo. Ok, si vede sempre, giusto? Sì. Perfetto. Allora, cominciamo subito. Buon pomeriggio a tutti. Allora, questo è un po' il programma del mio breve intervento. Vedremo prima di tutto i nostri scenari macroeconomici e in secondo luogo vedremo le ripercussioni che le nostre aspettative macro avranno sui mercati. E poi, ecco, volevo parlare anche di qualche episodio più o meno recente di irrazionalità sui mercati dei tassi, che è il mercato che seguo principalmente. Partiamo appunto dalla crescita del PIL stimata per i prossimi anni e per quest'anno. Il 2020, non è necessario dirlo, è stato un anno molto difficile da tanti punti di vista e soprattutto le ripercussioni sul lato macroeconomico sono state notevoli. Infatti, stimiamo che la crescita mondiale è stata negativa nel corso dell'anno scorso. È pari al 4%. E in questo contesto l'Eurozona ha sicuramente avuto diciamo, la situazione più grave dal punto di vista della pandemia, e questo ha avuto anche delle ripercussioni sulla crescita. Appunto, nel corso dell'anno scorso l'Eurozona ha avuto una perdita rispetto appunto del PIL del 7%.
Quest'anno, ovviamente, grazie alla campagna vaccinale e agli stimoli fiscali e anche appunto al miglioramento del quadro macroeconomico, avremo una ripresa del PIL. Ripresa che però non sarà omogenea nelle principali regioni del mondo. Infatti, se a livello mondiale la crescita sarà del 6%, almeno così si stima, in Eurozona, la crescita media sarà più bassa, pari al 4%. Come vedremo, appunto, c'è una forte disparità rispetto agli Stati Uniti, dove invece la crescita dovrebbe attestarsi intorno al 6%, quindi vicino alla media del mondo. E la Cina, che già nel corso del 2020 comunque ha avuto una crescita positiva, nel corso di quest'anno dovrebbe crescere al 9%, diciamo in linea con la Cina anche altri paesi emergenti che comunque sono riusciti a fare meglio e riusciranno anche a fare meglio nel corso dei prossimi anni. Nel 2022 la crescita mondiale è stimata al 5%, vediamo che in questo caso il comportamento di Eurozona e Stati Uniti è molto più vicino. Partiamo prima di tutto dagli Stati Uniti. Diciamo che questo grafico è importante perché ci fa capire che già nel corso di questo trimestre, quindi entro giugno 2021, il PIL americano tornerà ai livelli precedenti la pandemia, quindi al livello appunto di fine 2019. E questo è sicuramente un risultato molto importante considerando il crollo che ha avuto l'economia americana nel corso dell'anno scorso. E diciamo la forte ripresa è dovuta principalmente a due fattori. E la campagna vaccinale che è stata piuttosto positiva, che ha avuto diciamo, uno sviluppo piuttosto positivo, e dall'altro lato anche gli stimoli fiscali voluti dal nuovo governo Biden. Quindi già appunto nel corso di questo trimestre ci ritroveremo a livello pre-pandemia e in più c'è un altro aspetto da considerare. Grazie a questo stimolo fiscale, che sicuramente è stato molto abbondante anche al di sopra di quelle che erano le aspettative del mercato, si avrà una crescita nel corso dei prossimi anni che sarà addirittura superiore a quella che ci sarebbe stata nel caso in cui non si fosse sviluppata la pandemia. Quindi non solo gli Stati Uniti sono riusciti a recuperare rapidamente, ma avranno, grazie a questo stimolo fiscale, anche una crescita superiore. Ovviamente gli effetti si ripercuotono anche sul livello dell'inflazione, sul livello dei prezzi. Infatti questo trimestre l'inflazione raggiungerà in media il 3%, che è sicuramente un risultato molto elevato considerando i trimestri precedenti. E, in questo caso, appunto, oltre allo stimolo fiscale già citato, avranno un effetto significativo la ripresa dei prezzi delle materie prime, incluso anche il petrolio, e anche diciamo, dei rallentamenti sul lato del magazzino appunto, e delle scorte, che appunto, a causa della riduzione della produzione industriale avranno appunto, un calo. Superati diciamo, questi effetti one-off che non si dovrebbero diciamo, ripresentare nel corso dei prossimi trimestri, vediamo che l'inflazione si attesterà intorno al livello del 2%, quindi diciamo in linea con l'obiettivo della Fed. La situazione in Europa invece è un po' più traballante, infatti appunto anche nel caso dell'Eurozona abbiamo avuto un forte calo del PIL nel corso dell'anno scorso, ma la ripresa in questo caso si prevede che sarà molto più lenta. I motivi in questo caso sono due. Come appunto nel caso degli Stati Uniti avevamo detto che la campagna vaccinale è andata piuttosto bene, sta proseguendo a ritmi abbastanza elevati e lo stimolo fiscale è forte. In Eurozona invece queste due componenti vanno più a rilento. Dal punto di vista dei vaccini, appunto, sappiamo che ci sono stati dei ritardi e dal lato invece degli stimoli fiscali, diciamo, la difficoltà di coordinamento tra Unione Europea e singoli stati ha sicuramente pesato negativamente sullo stimolo fiscale che ci aspettiamo nei prossimi anni e quest'anno. Quindi l'Eurozona dovrebbe raggiungere il livello pre-Covid soltanto entro giugno del 2022, quindi un anno dopo rispetto agli Stati Uniti. E in più, come si vede da questo grafico, la linea grigia, che era il trend pre-pandemia, non verrà mai toccato nel corso di questi anni, per cui la crescita sarà più lenta e soprattutto non rimarrà appunto dietro, diciamo, i livelli che siano raggiunti nel corso dei trimestri precedenti. L'inflazione in Eurozona, diciamo,
rispecchierà questo andamento del PIL piuttosto a rilento. Infatti, fatta eccezione per alcuni fattori one-off, come appunto l'aumento del petrolio, che avranno delle ripercussioni nella parte finale di quest'anno, poi in seguito ci si attesterà intorno agli livelli intorno appunto all'1,5%. In questo caso, la linea rossa mostra l'inflazione headline. Quella nera è l'inflazione core, che è quella, diciamo, che non prende in considerazione il prezzo del petrolio. E come vediamo, appunto, l'inflazione core rimane a livelli molto bassi, intorno all'1%. Ovviamente, questi scenari di crescita molto diversi avranno anche delle ripercussioni sulla politica monetaria, sia appunto da parte della Fed che della BCE. Partiamo dalla Fed. Nel momento in cui è scoppiata appunto la pandemia, sono stati due gli strumenti principali messi in atto dalla Banca Centrale Americana: la riduzione, il taglio drastico dei tassi, del tasso sui Fed Funds, che è stato tagliato allo 0,25%, quindi il minimo storico, e l'aumento degli acquisti sotto il programma QE. Vediamo appunto che con il miglioramento dello scenario macroeconomico, entrambi questi strumenti dovrebbero venir meno poco a poco. Ci aspettiamo che prima di tutto la Fed decida di tagliare gli acquisti mensili di bond, appunto di ridurre il programma QE. Al momento sono 120 miliardi i titoli di Stato e le obbligazioni societarie che vengono comprate alla Banca Centrale Americana ogni mese. Ci aspettiamo che a partire dal prossimo anno questa quota vada via via riducendosi, fino ad arrivare appunto a fine 2022 con appunto zero acquisti netti. Per quanto riguarda il tasso sui Fed Funds, ci aspettiamo invece che il primo aumento avverrà soltanto a fine del 2023. Come si vede in questo grafico, il mercato è un po' più aggressivo rispetto a noi e prevede già 3-4 tagli nel corso dei prossimi 2 anni e mezzo. Noi ci aspettiamo che la Fed sia un po' più paziente, perché appunto vuole aspettare che inflazione e mercato del lavoro tornino ai livelli forti appunto precedenti la crisi. Per quanto riguarda la BCE, appunto, bisogna tenere in considerazione uno scenario meno roseo. Infatti, il tasso depo è previsto appunto al meno 0,5% per i prossimi anni. Diciamo, la BCE appunto è difficile che decida di portare un aumento a questo tasso, che diciamo garantisce le condizioni finanziarie attuali. Nello stesso tempo, il programma di acquisti dovrebbe continuare per un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello della Fed. Infatti, il programma PEP, che è appunto il programma di acquisti che è nato appunto con la pandemia, dovrebbe continuare anche oltre marzo 2022, che è l'orizzonte temporale prefissato dalla BCE. Noi infatti ci aspettiamo che questo programma continui anche oltre marzo 2022, all'incirca fino a settembre 2022. Quindi comunque la BCE dovrebbe continuare a comprare titoli a un ritmo molto sostenuto per mantenere i tassi sia governativi che societari bassi. Abbiamo parlato di tassi, adesso vediamo subito quelle che sono le nostre aspettative sui titoli di Stato americani e tedeschi. Allora, partiamo subito dalle nostre aspettative per i Treasuries. Per quanto riguarda il 2 anni, che è appunto indicato in questa linea nera, la risalita sarà piuttosto lenta, cioè almeno quella che ci aspettiamo noi, perché appunto è previsto diciamo, entro il 2023 soltanto un aumento del tasso sui Fed Funds. Il mercato anche in questo caso è un po' più aggressivo, e questo risente del fatto che in media gli investitori si aspettano un aumento più rapido del tasso sui Fed Funds. Per quanto riguarda i 10 anni, abbiamo visto invece un aumento molto repentino del tasso nel corso dello scorso trimestre. Questo aumento dovrebbe continuare anche nei prossimi trimestri, però a ritmo meno sostenuto. E ci aspettiamo che il tasso 10 anni arrivi al 2% entro fine anno e al 2,5% entro il 2022. E diciamo, questa risalita dei tassi a lungo termine rispecchia il miglioramento del clima economico e anche la riduzione degli acquisti da parte della Fed.
Per quanto riguarda, ecco, quello scenario, dell'Eurozona, il 2 anni è previsto più o meno allo stesso livello, quindi intorno al meno 0,65% o meno 0,6%, proprio perché il tasso depo, dovrebbe rimanere a meno 0,5% nel corso dei prossimi anni. Sul tasso invece a 10 anni, vediamo che anche qui, prevediamo un miglioramento. Ovviamente, il rialzo sarà, meno repentino rispetto a quello che abbiamo visto nella slide precedente. Però comunque, diciamo, entro, dicembre 2022 il tasso a 10 anni sui bund dovrebbe arrivare intorno allo 0%. Per quanto riguarda invece l'euro-dollaro, ecco, è necessario, secondo me, vedere un po' come si è mosso nel corso dell'ultimo anno e cercare di capire, in base a questi movimenti, anche quale potrebbe essere la sua traiettoria. Il titolo di questa slide è Tra fondamentali e propensione al rischio, perché appunto in alcuni periodi dell'anno scorso abbiamo visto il prevalere dei fondamentali e quindi soprattutto del differenziale tra, tasso a 10 anni Bund e tasso a 10 anni Treasury, da un lato, e dall'altro invece la propensione al rischio. Perché appunto il dollaro, essendo una valuta rifugio, viene di solito acquistato nei momenti, diciamo, di difficoltà. E questo è stato allo scoppio della pandemia. Infatti, vediamo che tra marzo e giugno dell'anno scorso il dollaro si è apprezzato nei confronti dell'euro ed è arrivato appunto a quota 1,10. E questo, diciamo, appunto, è accaduto in una situazione di grande incertezza che ha portato gli investitori ad acquistare dollari contro euro, proprio perché il dollaro è vista come una valuta più sicura rispetto all'euro, alla moneta comune. A partire da giugno dell'anno scorso, invece, il dollaro ha perso valore contro l'euro, e quindi questo secondo movimento qui. E questo movimento, diciamo, è accaduto in un contesto di miglioramento delle aspettative, soprattutto di miglioramento della pandemia, anche grazie alla scoperta del vaccino Pfizer che è accaduto appunto in questo periodo qui. A partire, diciamo, da inizio anno, la propensione al rischio, che invece era stato il fattore principale nel corso del 2020, è venuta meno e sono tornati, diciamo, in auge i fondamentali. E infatti, con l'allargamento dello spread del differenziale tra tasso a 10 anni Treasury e tasso a 10 anni Bund, si è avuto anche un apprezzamento del dollaro contro l'euro, che è arrivato in circa all'1,18. Cosa accadrà nel futuro? Allora, vediamo che, anche se, l'allargamento tra, Treasury e Bund dovrebbe continuare nei prossimi mesi, ci aspettiamo che, la maggiore propensione al rischio faccia perdere valore al dollaro nei confronti dell'euro. E quindi ci aspettiamo appunto che il cambio arrivi a 1,22, intorno a fine anno, quindi più o meno a livello attuale, e arrivi invece a 1,25 a fine 2022. Diamo un attimo un'occhiata a come si sono mosse le azioni. Ecco, non è una novità che, diciamo, minore crescita nell'Eurozona ha comportato anche una ripresa molto più lenta dei listini europei contro i listini americani. In questo grafico ho messo a 100 il livello di questi tre indici, diciamo il 19 febbraio 2020, che è una data chiave perché da allora poi le azioni hanno performato molto male a causa appunto dello scoppio della pandemia. La linea rossa è l'Eurostoxx e vediamo che l'Eurostoxx è tornato a questo livello soltanto nelle ultime settimane e adesso diciamo è all'incirca il 10% rispetto a quel valore. La situazione è diametralmente opposta per gli indici americani, ad esempio lo Standard & Poor's 500 al momento è al 30% al di sopra di quel livello di febbraio 2020 e ha recuperato già più o meno a metà dell'anno scorso quel livello lì. E il Nasdaq, che è appunto l'indice che racchiude le aziende tech, è addirittura a livello al 50% rispetto, al di sopra rispetto al livello che segnava a febbraio 2020. Quindi anche in questo caso appunto è una fotografia del fatto che la crescita in Eurozona è al momento un po' più vacillante rispetto agli Stati Uniti. Cosa potremmo aspettarci nel futuro? Allora, ci sono tre elementi che ci fanno ben sperare per le azioni europee contro quelle americane. Allora, prima di tutto le valutazioni. Appunto, alcuni indicatori come il rapporto tra prezzi e utili dimostrano che le aziende, le azioni, appunto,
europee sono sottovalutate rispetto a quelle americane. Questo, diciamo, è un fattore che poi nel lungo periodo dovrebbe portare a un rafforzamento delle azioni europee contro quelle americane. Secondo aspetto è appunto quello del PIL. Posso riprendere velocissimamente questa slide qui, che fa vedere come poi nel 2022 il divario di crescita tra Eurozona e Stati Uniti dovrebbe colmarsi, anzi, l'Eurozona dovrebbe crescere a un ritmo superiore rispetto a quello degli Stati Uniti, per cui poi in un periodo di tempo un po' più lungo questo dovrebbe facilitare le azioni europee. Terzo punto è quello che appunto riguarda la composizione degli indici. Sappiamo che negli indici europei le azioni cicliche, che sono quelle che performano bene nei momenti di miglioramento del clima economico, sono superiori. Quindi questo è un ulteriore stimolo per le azioni europee. Vediamo molto velocemente qualche episodio di irrazionalità sul mercato dei tassi, e così mi collego anche ai prossimi interventi. Diciamo che il mercato dei tassi è un mercato tendenzialmente molto liquido e dominato da investitori istituzionali che difficilmente, diciamo, portano appunto a degli episodi di irrazionalità o di emotività. Ciò detto, però, ci sono delle situazioni in cui anche in questo mercato qui si verificano delle situazioni che, almeno al primo impatto, potrebbero sembrare un po' anomale. Questo è successo l'anno scorso, a marzo del 2020, e praticamente questo grafico mostra l'andamento dell'indice Bund sull'area 7-10 anni e l'indice DAX, che è l'indice tedesco. In questo periodo qui, che va dal 9 al 19 marzo, l'indice DAX ha perso circa il 20%. E in realtà uno si dovrebbe aspettare appunto che in questo contesto di grave incertezza e di perdita delle azioni, i bund, che sono considerati di solito titoli di Stato più sicuri nell'Eurozona in generale, dovrebbero performare bene. In realtà questo non è accaduto, perché l'indice, bund ha perso il 5%, e questo, diciamo, in termini di tassi, è corrisposto più o meno a un aumento di 50 punti base. Ora, cosa è successo? Cosa ha portato a questa perdita, diciamo, contemporanea sia dei bund che delle azioni? Il motivo è molto semplice. In un momento, di crisi tanto grave come quella che si è verificata l'anno scorso, a marzo, con un'incertezza davvero molto alta, gli investitori sono tornati all'asset più sicuro in eccellenza, che è il cash. Perché appunto in momenti di crisi, con appunto una pandemia che stava scoppiando appunto con grande incertezza, il cash è sicuramente il bene più prezioso in assoluto, e quindi in questo caso abbiamo visto che praticamente non c'era alcun asset che dava una sicurezza, diciamo, un rifugio concreto. Poi ovviamente, diciamo, è stata una situazione temporanea, e poi nel corso dei mesi successivi i bund comunque sono tornati, diciamo, ai livelli precedenti. Altro episodio invece riguarda il momento attuale. Questa è una fotografia della curva tedesca. La curva tedesca viaggia a livelli di rendimento molto bassi, perché è appunto una curva considerata risk-free. Però appunto presenta un'anomalia. Il tratto, infatti, compreso tra 0 e 3 anni è inclinato negativamente. Questo significa che investire a un anno, per assurdo, ha un rendimento superiore rispetto che investire a 3 anni. E questo, diciamo, in realtà ha una sua motivazione, dipende dal fatto che quest'area della curva è particolarmente liquida, per cui gli investitori, che sono prevalentemente investitori istituzionali, quindi banche centrali o altre istituzioni ufficiali, preferiscono detenere titoli più liquidi, che però hanno rendimenti inferiori rispetto a titoli meno liquidi con rendimenti superiori. Questo, diciamo, è una situazione piuttosto strana, che però comunque è ormai, diciamo, in atto da diversi mesi, e che è una un po' delle anomalie dovute alla situazione attuale con abbondante liquidità nel sistema. Quindi questo è quanto, rimango a disposizione, ecco, se ci sono delle domande. Ci sono domande al momento, infatti invito fondamentalmente chi abbia interesse magari a chiedersi qualcosa a scriverci. Analisi molto molto interessanti, Francesco, soprattutto ci fanno capire cioè, il divario esistente al momento o tra quelle che sono le tue previsioni tra l'Eurozona, insomma, e l'America e gli USA. No, veramente, veramente.
appunto un buon scenario, delle buone indicazioni su quello che è successo e su quello che ci possiamo aspettare. Non so, ragazzi, cosa ne pensate voi, insomma, di queste analisi e soprattutto che cosa pensate anche voi sul futuro, di come potranno muoversi i mercati? Beh, Chi vuole neanche se fo partire dei due? sì, nemmeno ci fossimo messi d'accordo con Francesco, io condivido al 100% quello che ha detto dal punto di vista tecnico, non ovviamente fondamentale, quindi è bello che ci sia questa convergenza. Credo che il mercato italiano sia un mercato che ha delle potenzialità di medio periodo ancora inespresse. Tu sai che abbiamo sempre fatto nei nostri webinar insieme, abbiamo sempre avuto un'idea di fondo che quando il mercato era 16.000, 17.000, 15.000, si diceva sempre ogni storno è un'occasione di acquisto. Adesso abbiamo visto il test di quota 25.000 punti del nostro indice. C'è una regola che i tecnici conoscono: quando un livello ci mette troppo tempo per essere testato, alla fine il mercato lo rovescia. E difatti i 25.000 punti stavano da un mese quasi attorno alla quotazione attuale. Oggi finalmente c'è stato lo sciacquone, che al momento vede il nostro indice a 24.100 circa. Dico finalmente, perché chi ha una visione rialzista di medio periodo è contento quando il mercato scende, perché ovviamente può aggiustare delle posizioni, può incrementare qualcosina, può comprare con gli sconti, diciamo, ciò che immagina crescere di valore nei prossimi mesi, nei prossimi anche anni per certi titoli, insomma. Quindi direi una visione assolutamente condivisa in toto, interessanti anche le slide di comparazione che rendono anche in forma grafica chiarissimo il concetto, e non posso dire nulla che non sia, sono d'accordo al 100%. Gabri, non so se vuoi commentare tu, altrimenti faccio una domanda di Oh, un assolutamente, guarda, amico. condivido tutto, condivido anche il discorso dei tassi, condivido anche la buy opportunity che citava adesso Stefano con la correzione dell'azionario. Anzi, io e te, Riccardo, ne abbiamo parlato negli ultimi due webinar, uno recente, uno più o meno recente. Dicevo, attenzione, siamo in una situazione di eccesso, no? Sulle varie situazioni, abbiamo postato vari grafici, il VIX, il ratio, no? Tra l'Eurostat, Attestato ne ho parlato del ratio. Sì. martellando sul mio gruppo Facebook, il gruppo chiuso, no? Mi sono anche esposto da questo punto di vista e sono convinto che questa correzione che fosse sta partendo proprio oggi, perché oggi c'è un po' di tensione sui mercati, soprattutto quello italiano che è pieno di bancari che oggi stanno soffrendo, sarà l'ennesima buy opportunity da questo punto di vista. Manda Sì, prima io aggiungo. Gabriele, dato che scusa, vai Stefano. No, aggiungo solo una curiosità dal punto di vista tecnico: il ribasso attuale del nostro mercato è il più grande ribasso giornaliero veramente degli ultimi mesi, per cui abbiamo un'anomalia di volatilità, la si vede chiaramente sul grafico, bisogna tornare indietro parecchio per vedere una volatilità di questo tipo negativa, quindi vediamo se poi sul finire di giornata il mercato si riprenderà. Attenzione, perché quando cominciano i mercati a scaricare bisogna lasciargli qualche giorno ovviamente per scaricarsi, non è escluso che ci sia un affondo anche fino a 23.000 punti, sarebbe il sogno del sogno per chi vuole incrementare le posizioni in questa fase, però diciamo ormai i 24.000 sono arrivati, il grafico è bello pulito, il mercato è sceso bene. E ti ricorderai, perché sono sicuro che ti ricordi, quel famoso reverse bonus gap di cui abbiamo parlato un sacco di volte su Eni, che aveva un livello di barriera appena al di sopra dei 10 euro, che ovviamente oggi è assolutamente protagonista, perché aveva una barriera a 10, 69, 50, un rendimento potenziale di 30-35 punti percentuali con una distanza di barriera di 4-5 punti. Oggi è uno dei top performer ovviamente della categoria, perché ne ha cominciato a scendere. Poi lo vedremo anche perché è un prodotto trading molto interessante in questa fase di mercato, proprio per chi vuole fare un po' di aggressività. Due domande, o meglio, una domanda per voi ragazzi, poi ne faccio una a Francesco fondamentalmente da parte di un utente. Secondo voi per quanto può continuare questo ribasso e fino a dove vi aspettate possa arrivare? Tu Stefano parlavi di 23.000 punti, giusto? Sì, All'incirca. sarebbe un bello storno. Sono
6-7 punti percentuali dal massimo, direi di sì. Non sicuramente molto di più, perché altrimenti ci sarebbero cambi di tendenza, di direzione. L'importante, lo vedremo oggi, cosa vuol fare il mercato, come chiude in chiusura. Se il mercato chiude sui minimi, chiude su debolezza, soprattutto i titoli principali, che vale sempre la pena seguire, come ad esempio Eni, come ad esempio Enel, e via discorrendo, allora molto probabilmente anche domani ci sarà un'altra fase di ribasso. Se invece il mercato già accenna un recupero molto forte, molto violento, allora 24.000 potrebbe essere una base, ma io credo che ci sia spazio per ulteriori allunghi ribassisti. Gabriele, tu invece hai secondo te un livello obiettivo? Ora parliamo fondamentalmente sempre di livelli magari ideali o idealistici dove potrebbe arrivare l'indice. No, perché sai, io lavoro con i livelli collegati alla volatilità, quindi qui tutti i giorni cambiano. Oggi, tra l'altro, la volatilità, come diceva Stefano, è in aumento, quindi i livelli mi sballano parecchio rispetto a ieri, cioè sballano parecchio, nel senso c'è una sensibile differenza. Quindi, così su tutti i piedi, Certo. non saprei dirti, insomma. Allora, prima di andare avanti, entrare un po' nel vivo della nostra parte, una domanda da parte di un utente collegato per Francesco, dice: perché scendono i tassi e scendono anche i prezzi delle obbligazioni? Non dovrebbe essere inversamente proporzionale? Cioè, non ho capito, Riferimento ad una slide. No, non so se fa riferimento ad una slide nello specifico in cui il nostro amico chiedeva se scendono i tassi, i prezzi d'obbligazione dovrebbero salire. sì, Quindi, allora, giusto? forse si fa riferimento a questa slide qui. Allora, praticamente in questa slide mostro diciamo, è un livello di prezzi, per cui l'indice Bund, che è la linea rossa, scende a questo crollo da 105 a 100 e praticamente se in questo caso appunto si parla di prezzi, ovviamente poi se uno lo guarda al lato tasso c'è stato un aumento di circa 40 punti base, ecco, in quel periodo lì. Quindi sì, cioè la risposta è ovviamente poi se il prezzo scende i tassi salgono. In questa slide io ho preferito mostrare entrambi gli indici a livello di prezzo per renderlo più comparabile anche con l'indice DAX. Quindi ecco, se non mi sono spiegato bene, diciamo, il motivo è questo. Assolutamente, era comunque tutto chiaro. Abbiamo giusto fatto un passaggio, magari si era perso qualche elemento, Francesco, indietro in modo da eliminare eventuali dubbi. Allora, Francesco, io a questo punto, vediamo un attimo se c'è qualche domanda. Ok, no, non abbiamo altre domande. Francesco, io mi riprendo lo schermo, ritorniamo sullo schermo di appunto nostro di investimenti, quindi sul sito investimenti.unicredit.it. E rientriamo un po' nel vivo. Diciamo che fondamentalmente, ragazzi, questo io avevo pensato, ho condiviso inizialmente con Stefano e con Gabriele appunto l'idea di realizzare un webinar sulla gestione delle emotività, e forse il mercato ci ha sentito, ci ha ascoltato, quindi c'è un po' di sciacquone, appunto, come diceva Stefano, e il maggior ribasso da qualche mese a questa parte. Come mi è venuta questa idea? Ne ho parlato appunto con Stefano e Gabriele, no, da un'esperienza personale di un mio conoscente che fondamentalmente, approcciandosi da poco al mondo dei mercati finanziari e soprattutto iniziando ad operare da poco con i certificati, non aveva stimato, non era riuscito a stimare in modo, secondo me, adeguato quella che era la propria esposizione finanziaria e soprattutto il quantitativo di denaro e di ricchezza da destinare ai mercati. Come sappiamo, ovviamente, nel momento in cui si opera sui mercati finanziari c'è sempre una componente di rischio che non. Cioè, ci sono varie componenti di rischio, ma secondo me la componente di rischio che maggiormente deve essere, diciamo, non moderata, ma calcolata, è proprio quella legata alla propria esposizione finanziaria. Quindi non esporsi eccessivamente per più di quelle che sono magari le proprie disponibilità, ma soprattutto per la non più di quella che è la cifra che si è disposta a perdere, perché altrimenti cioè si perde la razionalità che dovrebbe guidare in realtà quelle che sono le nostre scelte.
Bene, cosa era successo fondamentalmente a questo mio conoscente? Era successo questo, che nonostante il trend fosse un trend, diciamo, forte e rialzista, al primo accenno di ribasso di mercato, non un accenno così consistente, ma un accenno di, insomma, percentuali abbastanza contenute, il panico ha preso il sopravvento e quindi questa persona ha liquidato delle posizioni, diciamo, subendo delle perdite e non gestendo, a mio avviso, quella che era l'emotività, la parte emozionale. L'obiettivo, in realtà, appunto, io lo ricordo spesso nei webinar e negli appuntamenti TV. Secondo me, uno dei primi elementi da dover, insomma, valutare. Prima ancora di scegliere quello che è il prodotto finanziario da andare a sottoscrivere e quanta parte della propria ricchezza appunto destinare ai mercati e di quella parte della ricchezza fondamentalmente quanta parte si è disposta a perdere. Quindi stimare esattamente la perdita massima che si vuole subire. Questo perché appunto fondamentalmente per non farci prendere da quella che è l'emotività, che molto spesso appunto ci porta ad agire in modo irrazionale. Oggi ho chiesto l'aiuto di Stefano e Gabriele, che sono due esperti dei mercati finanziari e sono due formatori di lungo corso, che ci parleranno un po' di come creare un portafoglio market neutral e soprattutto ci permetteranno magari di capire come poter agire in momenti magari di aumenti di volatilità come quello di oggi, in modo razionale, quindi senza farsi prendere dal panico. Detto questo, Stefano, non so chi dei due vuole iniziare prima, se Stefano o Gabriele, vi lascio la Come parola, insomma. preferite, vado Vai, vai. io. Beh, allora io vi racconto: questo è un argomento secondo me molto interessante. Io sono un discreto esperto di questo argomento qua perché io ho perso un sacco di soldi. E siccome nel nostro settore, no, nessuno perde mai, io lo dico, guardatemi in faccia: quest'uomo qui ha perso centinaia di migliaia di euro in borsa. Io ho perso su qualsiasi strumento, dall'opzione, certificati, future, ho perso centinaia di migliaia di euro. Il mio record di perdita personale è di 96 milioni di lire in un'ora e 200 milioni di lire in un giorno. Non ne ho poi fatte in euro queste perdite qua. Qual è? Allora, perché non sono con la corda saponata attaccato a una trave? Perché in realtà ho avuto anche la fortuna di guadagnare qualcosina di più di quanto ho perso. Ma le perdite le ho fatte e continuo a farle. Questo è il primo grande, secondo me, la prima grande illusione del mondo del trading. Si pensa che diventando bravi, esperti, studiando, non si perde mai, non si perde più. E invece non è così. Più tradi e più perdi. La differenza qual è? Che un trader che guadagna 100 a fine anno avrà realizzato 300 di profitto e 200 di perdite, ed ecco che arrivano a quei 100 di profitto. Ma la perdita, questo deve essere chiaro, fa parte di questo lavoro in una maniera assoluta. Io, tra l'altro, mi occupo anche di altre attività, non mi occupo solo di trading, e vi dico, la perdita in tutte le attività è fondamentale. Provate a immaginare il panettiere se dovesse soffrire per tutta la farina che butta via perché va male, non fa tempo a fare il pane. Io faccio molte aste fallimentari, ma per un'asta che concludo, ma sapete quanti piani di studio vanno sul nulla? Mesi di pianificazione, di ricerca, e poi alla fine l'asta la lasci perdere, magari, o non posso dire che la perdo, perché onestamente fino adesso tutte quelle dove ho partecipato le ho portate via io perché pianifico molto, molto prima l'acquisto. Ma il concetto qual è? Che se un trader entra nell'idea, un investitore entra nell'idea che la perdita fa parte di un portafoglio, smette di soffrire in una maniera spasmodica. Purtroppo è anche un discorso caratteriale. Io conosco delle persone realmente benestanti, molto, molto catafratte, piene di soldi, che se perdono 500 euro impazziscono, cioè hanno una pressione psicologica, un mal di stomaco e non c'è niente da fare, impazziscono. Ne conosco uno in particolare, lo ricorderò sempre. Parlavamo dell'oro, ma un anno e mezzo fa circa, quando l'oro era a ben altre quotazioni, e io gli avevo dato la mia view sull'oro. Ho detto: io sto comprando monete da collezione rare, la prima moneta quadrata d'oro
che è stata emessa nel 2018 dalla zecca australiana, una chicca meravigliosa, che si comprava, pensate, a 1000 euro a moneta, adesso vale già 1700-1800 a moneta, ma in un anno e mezzo c'è una performance considerevole. Ma insomma, parlavamo di oro e sull'oro ha delle potenzialità di upside interessanti. Bene, questo signore cosa ha fatto? Ha cominciato a comprare futures sull'oro che muovevano centinaia e centinaia di once sull'oro, non era abituato a quella pressione, è riuscito a perdere. Ha chiuso perché non ce la faceva più, perdendo qualche migliaia di euro, maledicendo il momento in cui è entrato nell'oro, salvo poi per i mesi a seguire vedersi l'oro che sale, 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 e ovviamente scarico di portafoglio. E sapete una cosa? Si è fatto vivo in questo momento che l'oro ha avuto una discesa nell'ultimo periodo, insomma, si è fatto vivo e non sarebbe ora di entrare ancora sull'oro. No, lascia perdere il trading, non è fatto per te, non ce la puoi fare. Questo per farvi capire che l'aspetto emotivo, l'aspetto gestionale è fondamentale in questo settore, ma c'è una cosa che bisogna avere ben chiaro in un settore dove sembra che tutti guadagnano, non si perde mai. Uno, bisogna poter perdere, voler perdere e saper perdere. La perdita fa parte della nostra professione di investitori. Si perde tempo, si perdono occasioni, si perde denaro. Due, la cosa bella dei certificati, per quel che riguarda, io ho scoperto questo mondo ancora molti, molti anni fa. Io ho cominciato a lavorare con i covered warrant quando erano quotati solo in Lussemburgo, in Italia ancora non c'erano. I covered warrant sono i parenti più aggressivi dei certificati, perché prima il mercato è esploso con i covered warrant, ma nel covered warrant avevamo il tempo che andava contro di noi. Nel certificato c'è un concetto meraviglioso, che il tempo va a favore nostro a parità di condizioni. Cioè, se noi abbiamo una barriera naturalmente di un prodotto che non viene toccata, man mano che passa il tempo, il certificato tende, ovviamente semplifico il concetto, ad apprezzarsi. Questo che cosa ha fatto? Sì, ha fatto sì che gli investitori che avevano portafogli anche importanti, anche grossi, hanno cominciato con interesse a rivolgersi al mercato dei certificati di investimento, perché costruire dei portafogli e manutenzionarli poco è una meraviglia, perché non è come un trading aggressivo costruire un portafoglio: si prende il prodotto e lo si guarda ogni tanto, come fa un contadino che pianta una nuova coltura, non va ad aprire il terreno e controllare ogni giorno quanto le radici hanno attecchito sulla terra, altrimenti morirebbe la pianta. E ugualmente nel mondo dei certificati noi dobbiamo imparare a costruire dei portafogli per quanto possibili market neutral, dove la nostra opinione sia in qualche modo calmierata. Questo cosa comporterà? Punto primo, perdita di soldi, perché se prendiamo metà posizioni long e metà posizioni short su sottostanti diversi, ovviamente parte del portafoglio potrebbe essere colpito in caso di forte movimento in una direzione. Potrebbe anche capitare che tutti e due gli strumenti vadano a premio, però è da mettere in preventivo che può essere che una parte del portafoglio vada in sofferenza. Punto secondo, nel momento in cui costruiamo un portafoglio in certificati, tutta la parte emotiva che riversiamo di aspettative la dobbiamo delegare al tempo. Cioè, molti chiedono: ma come faccio a mettere uno stop loss in un certificato? È quasi un'eresia, non ha nessun senso su un top bonus mettere uno stop loss del 5%. Che senso ha? Quello che ci protegge è il portafoglio. Eventualmente copriti con i futures, eventualmente copriti con il titolo, fai quello che puoi fare, ma ogni volta che ti copri è come se tu avessi una coperta che ti lascia scoperto uno dei quattro arti, quindi o la gamba o il braccio, rimane sempre scoperto e prende freddo. Non c'è una soluzione. Se non vogliamo correre rischi, non guadagniamo nulla. Quindi, in realtà, dal mio punto di vista, quando sento parlare di emotività, in realtà l'emotività che io vedo nella gente, negli investitori, è spesso figlia delle aspettative che sono irrealistiche. Io ve lo dico sinceramente, come io ho fatto outing, ho detto io perdo, ma sono sicuro che anche Gabriele la penserà nella stessa maniera, perché quando si fa trading si perde naturalmente, perdo un po' meno Assolutamente. dei guadagni, ma si perde. Evidentemente sono le aspettative che ci sono. Io ve lo dico chiaramente: se io avessi un 8% risk free, completamente risk free, garantito, smetterei di fare trading domani mattina, perché diventerei l'uomo più ricco del mondo nel giro di poco tempo, perché troverei il denaro che mi costa l'1,7, l'1,5% e lo investirei all'8% e tutti mi darebbero il denaro
all'8%. Questo delta, questa considerazione che dobbiamo avere, è una provocazione ovviamente, ma per farvi capire i numeri, queste aspettative realistiche che l'investitore ha si trasformano poi in frustrazione e in ansia. Quanto deve rendere un prodotto in certificati? Quanto deve rendere un portafoglio in certificati? Io, se riesco a portare a casa un 10-12% netto su un portafoglio importante, che fortunatamente po possiedo sui certificati, sono contentissimo. È chiaro che cerco di sovraperformare questa cosa qui, ma per fare una sovraperformance di questo portafoglio, cosa devo fare? Devo inserire dei prodotti aggressivi. I prodotti aggressivi hanno rischio insito nella loro stessa esistenza. Quindi in realtà il problema dell'emotività, il problema della gestione del trading viene esclusivamente da due cose. La prima cosa, non si comprende fino in fondo che la perdita fa parte di questo lavoro. La seconda cosa, si sovrastimola, si sovra, come dire, stimano i profitti ottenibili. Al punto che sento, leggo nei gruppi che fare il 20-30% all'anno è poco. Ma siete impazziti voi, un 30% all'anno. Cioè, voi siete impazziti, cioè, ma siamo scemi, no? Cioè, io investo in borsa, investo in certificati, investo in azioni, però io ho anche altre attività, ho dei muri di attività commerciali, ho appena comprato un centro benessere, i muri di un centro benessere, cioè investo in altre attività. Ma perché? Perché nell'ambito della gestione di un portafoglio di investimento di un gentiluomo, bisogna diversificare i rischi, e i rischi si differenziano per strumento, per scadenza, per tipologia di aspettativa dei mercati, per area geografica e via discorrendo. Quindi la prima cosa, e poi passo la parola a Gabriele, che posso dire su questo argomento, che il primo motivo fondamentalmente dell'insuccesso di qualsiasi investitore è sottostimare le perdite o temerle. La perdita fa parte del nostro gioco. Se non riuscite a essere indifferenti sulla perdita, come lo siete con il guadagno, in ugual misura, non bisogna esaltarsi con i guadagni, non bisogna devastarsi con le perdite, dovete lavorare su questo. E punto secondo, le aspettative devono essere assolutamente ragionevoli. Quindi è una questione proprio di numeri. Prendere in un portafoglio di certificati un 8-10% l'anno, per me è oro colato. Certo che tentiamo di fare meglio, ma non ci si può chiamare insoddisfatti. Gabriele. Condivido assolutamente tutto quello che ha detto Stefano, che tra l'altro non vale solo per il trading, ma anche per l'investing di medio-lungo periodo, assolutamente. Io, se mi concedi un secondo, Riccardo, riprendo l'esempio del tuo amico, perché mentre l'altro giorno mi raccontavi questo aneddoto, mi è venuto in Aspetta, mente scusami una. Gabriele, se dovete condividere gli schermi, ditemelo, scusate, non volevo interrompervi, che vi mando la condivisione. Non so se avete analisi o quant'altro da far vedere, quindi Io vado a braccio, eventualmente avvisate. ho degli Ok, altri segnali perfetto. dopo, ma vado proprio, sto andando a braccio. Allora, no, dicevo, se mi è permessa una piccola provocazione, un paradosso, no? Di quando raccontavi, no, l'esperienza del tuo amico. Secondo me il tuo amico, paradossalmente, in realtà è stato fortunato, perché fondamentalmente lui che cosa ha fatto? Ha iniziato a investire in borsa e ha subito perso dei soldi e si è fermato. Allora, in un mondo ideale, cosa succede? Succede che una persona dovrebbe imparare dagli errori altrui e farne tesoro. Il problema è che spesso e volentieri in realtà le persone devono imparare dai propri errori, quindi devono sporcarsi le mani e perdere soldi. Il tuo amico dovrebbe vedere questo debutto, diciamo così, sui mercati fortunati come un corso di formazione costoso, se vogliamo, che però gli ha insegnato che sui mercati finanziari non ci sono pasti gratis, che sui mercati finanziari non c'è la moltiplicazione, no, dei pani e dei pesci, che c'è il concetto di rischio e che bisogna imparare a gestire il rischio. Quindi, paradossalmente, il fatto che abbia fatto il primo passo sui mercati e sia rimasto scottato già lo mette in allarme. Sarebbe stato peggio se invece lui,
fosse arrivato sul mercato avrebbe e avesse raddoppiato il capitale nel giro, no, di poche giornate, di poche settimane. Quello sarebbe stato ancora più pericoloso, perché si sarebbe, è come quello che vince al Superenalotto e pensa di essere il mago dei numeri. No, semplicemente ha avuto una grandissima botta di culo, punta, finita lì, no? Fermati, smetti di scommettere, goditi i tuoi soldi, gestiscili, perché non sei il mago dei numeri, semplicemente sei stata la persona fortunata nel momento giusto. Ecco, se avesse cominciato col piede giusto sarebbe stato paradossalmente peggio. È una provocazione, un paradosso, ma c'è un fondo di verità da questo punto di vista. Guarda, condivido con te, anche perché forse iniziando con delle perdite vengono fuori appunto le paure e quindi si gestisce meglio. Iniziando con i guadagni, magari ci siete, tra virgolette, forse anche invincibili, no? Rispetto ai mercati, o gente in grado di saper gestire appunto il mercato, pur non avendo magari una preparazione molto approfondita, quindi forse si va incontro in delle perdite che possono essere ancora più pesanti. Quindi condivido con te, Gabriele. Allora, ragazzi, io direi che a questo punto, fatta questa introduzione, insomma, un po' sulla gestione dell'emotività, passerei magari all'analisi di qualche certificato per capire magari anche come poter costruire un portafoglio che permetta di avere dei rendimenti, permetta magari dei rendimenti o tramite flussi periodici, insomma come cash collect, piuttosto che dei rendimenti a scadenza e di essere fondamentalmente market neutral. Quindi non so se vuol partire Stefano oppure vuol partire Gabriele, magari con qualche indicazione. Sì, no, Lascio a voi, Stefano. no, riprendo io, così ci alterniamo e vediamo la cosa in sequenza. E allora, evidentemente c'è un altro aspetto da tenere in grande considerazione. Il mondo dei certificati di investimento è un mondo ad altissimo costo informativo, perché sono prodotti che hanno una loro particolarità spesso sconosciuta. È come se l'investitore spesso conoscesse la copertina del libro, ma non avesse mai letto i singoli capitoli, le singole regole che ci sono dietro un prodotto. Non parlo dei certificati autocollebolo o cose del genere, ma ci sono ovviamente anche nei singoli bonus cap o dei top bonus o del doppio barriera delle insidie, delle cose che bisogna conoscere, che vanno oltre ovviamente al semplice dato della barriera. Basti pensare a come la volatilità cambia il valore delle opzioni che sono contenute nei prodotti. Basti pensare a come l'investitore debba misurare in un certo modo il rischio barriera e non è capace di farlo, non ha gli strumenti di farlo. Quindi, premesso che il mondo dei certificati è un mondo ad alto costo formativo, c'è da fare una considerazione di fondo. Io ricordo molti anni fa, ho avuto un piccolo periodo della mia vita che ho lavorato in banca, all'ufficio gestione titoli. È stato un periodo molto piccolo, insomma, ho avuto anche questa esperienza. E ricordo che il vecchio signore del Borsino ci spiegava una cosa: che qualunque investitore si trovasse a dover gestire della liquidità improvvisamente, nella maggior parte dei casi, se la liquidità arriva la mattina, il pomeriggio è già investita. Questa è una regola generale, cioè l'investitore non è capace generalmente di fare come i gatti, cioè rimanere in agguato, aspettare il momento giusto. Questo è un aspetto molto, molto strano, perché effettivamente cosa c'è di meglio di avere una bella quantità di liquidità pronta da essere utilizzata in certi momenti nel mercato? È vero, la liquidità ovviamente costa, non rende nulla quando è tale, ma avere della liquidità da poter sfruttare in certi momenti è premiante, o investita in modi che si possa velocemente trasformare in liquidità, è assolutamente premiante. E questo, diciamo, in un certo modo spinge chi ha compreso un po' come funziona la gestione del rischio nel mondo dei certificati, l'investitore a creare delle hit list, cioè delle liste di certificati che sono interessanti se succede qualcosa. Cioè, si crea uno scenario immaginato e si dice: se succede questo, allora il certificato interessante sarà questo. Lo si mette in hit list e si aspetta, si aspetta, si aspetta. Così, quando si verifica
la condizione, evidentemente il nostro trade è servito. E con Riccardo nei mesi scorsi noi avevamo visto proprio un titolo ENI, titolo ENI che aveva in un reverse bonus gap una particolarità, era lanciato al rialzo il titolo ENI e aveva un target naturale in prossimità di quota 10 euro. E allora il discorso qual era? Il discorso era attenzione perché questo prodotto, questo reverse bonus gap su ENI, se ENI arriva a 10 euro, può essere clamorosamente interessante. Vi do il codice che è DE000HV4EQC1, un prodotto molto, molto interessante. Forse sono stato troppo veloce o... Poi Ah, ci arrivo, fantastico. piano piano. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Era un prodotto estremamente interessante perché in prossimità di quota 10 di ENI con una barriera a 10 euro e se non ricordo male 10 euro 69,50, evidentemente era dinamite, quindi bastava un piccolo movimento per insomma, scatenare il prodotto. Questo prodotto ha una barriera, una distanza della barriera, lo vediamo. Che è del 6,31%, un rendimento che è del 23% su base annua, in realtà è 15,75%, ma pensate che questa mattina il rendimento era oltre il 35%, cioè c'è stato un incremento molto interessante per questo prodotto qua. A cosa serve un prodotto del genere con una barriera così vicina? Serve a due cose. Primo, a fare trading in intraday in maniera aggressiva su alcuni livelli dei titoli, dove poi magari portiamo una parte della posizione in multiday. Secondo, a bilanciare un po' un portafoglio. Proviamo a immaginare di avere un prodotto su ENI rialzista, un bonus cap o qualsiasi altro prodotto. Ecco che allora in questo caso possiamo fare un trading di copertura con una strategia di questo tipo, quindi abbinando un reverse bonus cap a un bonus cap già presente in portafoglio. Ovviamente se li prendiamo nello stesso momento non ha alcun senso la cosa, ma se abbiamo fatto quello che nei mesi scorsi con Riccardo abbiamo sempre visto, perché abbiamo sempre visto ENI, Saipem, questi, insomma, questi titoli qui, Intesa, questi titoli, evidentemente il tipo di certificato è estremamente premiante. Non si vuole avere un tipo di trading così aggressivo, attenzione, ma quanto aggressivo è un prodotto che è molto vicino alla barriera? Non dobbiamo dimenticare che questo prodotto qua, nella fattispecie, non è un'opzione pura che scade se la barriera viene toccata. Questo prodotto qua ha una barriera che viene toccata, trasforma il prodotto, non diventa più ovviamente un prodotto a bonus, ma dopo diventa un replicante. E questo scade a fine anno. Quindi se qualcuno ha una view ribassista sul mercato, probabilmente costa meno di non prendere i titoli col prestito titoli, prendere un prodotto del genere quando la barriera è molto vicina e c'è il bonus in divenire potenziale. E questo è un prodotto interessante. Ve ne faccio vedere un altro, un'altra coppia velocemente, dopo ci alterniamo con Gabriele perché ne ho 5-6 da farvi vedere. Vi faccio vedere un Ibis. Sì. Solo due parole sul funzionamento, fondamentalmente, Stefano. Allora, come funzionano i reverse bonus cap? Poi lascio a te, così facciamo anche un mix di educational. Allora, il reverse bonus cap è un prodotto che, come diceva Stefano, va ad apprezzarsi man mano che il sottostante, sia esso un indice o un'azione, perde valore. Emesso al prezzo di 100, oggi quota 91,65. Vedete, ieri quotava circa 87 euro, quindi c'è un apprezzamento di circa 4 euro. Fondamentalmente prevede una barriera continua che viene posta a 10,69,50 in fase di emissione. Una barriera continua intraday significa che questa barriera è valida durante tutta la giornata di contrattazione, può essere toccata sempre in qualsiasi momento, fino a quando la barriera non viene toccata, raggiunta, il capitale è protetto. Quindi questi si dicono prodotto a capitale condizionatamente protetto. Nel caso in cui la barriera dall'emissione fino alla scadenza non venga mai infranta, andrà a rimborsare un ammontare massimo pari a 106. Quindi questo è l'ammontare massimo di rimborso. Se, come diceva Stefano, la barriera viene infranta in qualsiasi momento dall'emissione, quindi magari è infranta il giorno successivo all'emissione, facendo insomma un caso molto estremo, il prodotto
comunque continua la sua vita e diventa un replicante dell'azione stessa, e a scadenza sarà calcolato un rimborso secondo una formuletta matematica molto semplice, che è il livello di reverse meno il livello di reverse, noi lo troviamo qui scritto come 17 e 11, meno il prezzo di valutazione finale, alla data appunto di valutazione finale del sottostante, diviso lo strike iniziale. Queste formulette comunque sono delle formulette, insomma, che trovate scritte nel KID, quindi nel documento contenente le informazioni chiave. Quindi se non le ricordate o comunque volete fare delle simulazioni, potete nel KID trovare la formuletta qualora appunto non ve la ricordiate. Detto questo, Stefano, ti lascio Sì, al secondo ISIN. ovviamente abbiamo visto come il ribasso di ENI è stato in un certo modo amplificato dal rialzo del prodotto, non è stato proprio lineare in questo caso, è evidente, c'è anche il bonus intatto in questo prodotto, bisogna considerarlo. Allora parliamo adesso di una vecchia gloria, ovvero di Saipem. Saipem ho due prodotti, vi mostro una pseudo-strategia di canale che è abbastanza interessante per noi. Ecco, ovviamente Riccardo non ha la dote della divinazione, ma gli ho passato gli ISIN su WhatsApp. Quindi vediamo il primo prodotto che è un bonus cap su Saipem, DE000HV4LFC9. E vi faccio vedere come si possono combinare questi prodotti. Innanzitutto è più o meno quota 100, quindi già sapete che quando c'è un prodotto più o meno quota 100, insomma, è senz'altro interessante per noi. Quali sono le caratteristiche? La barriera è abbastanza distante, 1,77375, possiamo vedere i dati in fondo, diciamo abbiamo una barriera distante, vediamo i dati aggiornati in tempo reale, eccolo qua, 22,71%, rendimento su base annua 21,53%, vedete subito che il potenziale del bonus è l'8,79%, quindi cosa significa questo? Significa che la scadenza ovviamente è ravvicinata di questo prodotto, infatti questo prodotto scade il 17,921 e questo è importante. La valutazione finale è 16, il prodotto scade il 17, insomma, comunque la valutazione finale è quella che a noi interessa. Bene, perché è interessante questo prodotto? Perché io posso abbinare a questo prodotto la sua nemesi, che è un reverse bonus cap DE000HV 4EPF6. HV 4EPF6, giusto? Eccola Esattamente, qua. andiamo a vederlo. E qui abbiamo una situazione opposta perché adesso non c'è la quotazione del prodotto. È il bello Ma della guarda, diretta. lo troviamo, il mercato è chiuso perché sono 17:36, ma lo Ah, troviamo ecco qui sì. nel No, grafico di comunque, oggi. dai, era Abbiamo 105, esatto, esatto, più o meno 105,40.105. Ma comunque vi do i dati io, praticamente la distanza della barriera, forse quelli si trovano aggiornati, vediamo se eccolo qua, 25 punti percentuali, il rendimento non è segnalato, ma l'avevo salvato io, per cui ve lo dico io, il rendimento potenziale del 10%, quindi potenziale annuo del 15,2, questo scade a fine anno, questo vedete, è disallineato come tempo, quindi il bonus cap è più veloce, il reverse bonus cap è più lontano. Qui abbiamo 25 punti percentuali a salire, 25 punti percentuali a scendere e possiamo fare un trading all'interno di questo range. Perché è un range interessante? Perché comunque Saipem che sta scendendo adesso si trova in una fase di congestione abbastanza chiara, abbastanza evidente, per cui è improbabile che a breve vengano toccati questi livelli, per cui cosa si può fare? Se il mercato ovviamente tende a lateralizzare per un altro mese, un mese e mezzo, tutti e due i prodotti per assurdo si incrementano di valore e poi si può vedere come incrementare o decrementare uno dei due scenari ovviamente attesi. Attenzione, la cosa migliore che un trader può fare è comprare questi tipi di prodotti in momenti diversi, cioè nelle fasi di euforia avrà il bonus cap in portafoglio. Quando il mercato smette di comprare volatilità e direzionalità, allora andrai a prendere il reverse bonus cap. Comprarli nello stesso momento
Non è il massimo della convenienza per uno speculatore, però volevo farvi vedere l'abbinata col 25% di barriera che cosa produce in termini ovviamente di rendimento potenziale. Attenzione, quando lo si fa nello stesso momento è prudente avere delle scadenze diverse. Addirittura sarebbe meglio prendere lo scenario avverso come top bonus più che bonus cap, per assurdo. Mentre lo scenario favorevole si può prendere come bonus cap, cioè la parte più rischiosa dovrebbe avere la validazione della barriera a scadenza, se le scadenze sono lunghe. Però ci tenevo a mostrarvi questa rudimentale selezione di prodotti con 25 punti percentuali di barriera, perché una volta messi nella hit list, poi vanno comperati e incrementati a seconda di come si muove il mercato. Perché un'altra delle cose che ci tengo a sottolineare è che non ha molto senso prendere una posizione totale in un prodotto e non diciamo incrementarla mai. Io sono un cultore in maniera eretica della media prezzi, nel senso che se tu mi togli la media prezzi, io faccio una gran fatica a costruire delle posizioni a basso rischio, rischio controllato. Ma in realtà la mia media prezzi è una media prezzi avara, perché invece di investire 100 subito e non mediare la posizione, io investo 20 subito e poi arrivo a 100 con altri 4 colpi. Quindi in realtà sì, faccio media prezzi, ma dividendo per 5 in origine il mio colpo da sparare, la mia tradata da sparare. Quindi in realtà anche in questo caso conviene avere un atteggiamento a scalare nelle posizioni, perché il timing giusto di ingresso in queste strategie non è proprio semplicissimo. E quindi volevo farvi vedere su un titolo che ha un movimento adesso laterale, su Saipem, come Saipem, un po' questo approccio con 25 punti a salire e a scendere, che è abbastanza interessante e va messo nella hit list. Gabriele, a te. Ok, Gabri, ti lascio la parola. Allora, ti do un ISIN. Io in questo caso ho scelto un paio di cash collect, quindi un prodotto che paga una cedola periodica. Allora, Esatto. DE00HV 4L WS. No, scusa, sei, non S, scusami, sei. Vai tranquillo. Ok, quindi insomma stiamo anche andando a fare una diversificazione di struttura, cioè quelli di cui ha parlato Stefano in precedenza sono strumenti che hanno una validazione delle barriere in continuo, quindi bonus cap e reverse bonus cap, che permettono il pagamento, di incassare un premio, il cosiddetto coupon o bonus a scadenza. Quello invece di cui parlerà Gabriele ora è un cash collect, quindi uno strumento che invece permette di incassare una rendita costante nel tempo. Ok. Finanziare quello dell'entrata periodica, no? Allora, stiamo parlando di un prodotto sempre a capitale condizionatamente protetto, che vuol dire che a scadenza è capitale protetto se non si verifica l'evento barriera. È un worst off, lo tradisce, quindi tradisce già il fatto che abbiamo più sottostanti all'interno di questo certificato. Ne abbiamo tre: Intesa San Paolo, Repsol e STM. È un certificato quotato sul SEDEX di Borsa Italiana, quindi quotato sul mercato regolamentato. C'è il market maker a garantire la liquidità del prodotto. La scadenza naturale, se non scatta in anticipo l'opzione autocall, è nel 2024, è nel 21 marzo, vedete, del 2024. La barriera è una barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza. Perché ho selezionato questo certificato? Perché ha una struttura cedolare particolare. Dovete sapere infatti che le prime tre cedole di questo certificato hanno alcune caratteristiche che secondo me sono interessanti. Primo, sono cedole incondizionate, che vuol dire che vengono pagate indipendentemente dall'andamento del sottostante, in questo caso indipendentemente dall'andamento dei tre sottostanti, perché i titoli sono tre. Prima caratteristica. Seconda caratteristica, è una cedola generosa, perché stiamo parlando di una cedola del 4%, e quindi tre cedole del 4% significa fondamentalmente che chi dovesse mantenere il
certificato in portafoglio per tutto questo lasso di tempo, di queste tre date di rilevazione, che sarebbe un 12%. In queste tre prime date non è attiva ovviamente l'opzione autocall. È utile sottolineare, in riferimento a queste quattro cedole, il fatto che sia le plusvalenze di prezzo che le cedole erogate dai certificati come questo producono reddito diverso e quindi possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze. Da un punto di vista operativo è innegabile che cedole del 4% siano anche cedole generose in termini di recupero minusvalenza, no? Un 12%, se uno dovesse tenere, no, in tutto questo lasso di tempo certificato, sicuramente è un, diciamo così, è un ammontare monetario che è utile dal punto di vista dell'efficienza fiscale. Oltretutto sono cedole che vengono pagate nei prossimi mesi, vengono pagate tra qui e giugno, per cui fondamentalmente anche chi dovesse avere scadenze, no, di minusvalenze in quest'anno fiscale, quindi nel 2021, in questo prodotto troverebbe soddisfazione. Dalla quarta data di rilevazione, una cosa che non ho detto, la cedola, no, invece non è vero, queste sono cedole condizionate, chiedo scusa, dalla quarta data di rilevazione, quindi stiamo parlando di dicembre fondamentalmente del 2021, che cosa succede? Succede fondamentalmente che la cedola si riduce nel suo ammontare, diventa l'1,80%, è una cedola senza effetto memoria, ma da questa data in poi, quindi da dicembre, è attiva l'opzione autocall, quindi se i tre sottostanti saranno superiori allo strike iniziale, perché la trigger è inizialmente il 100% dello strike iniziale, allora il certificato rimborsa in anticipo. Attenzione a un dato: dal settembre 2022 la trigger diminuisce e dal 100% diventa prima al 95% e poi scende in un secondo momento al 90%. Il fatto che la trigger sia decrescente vuol dire fondamentalmente che diminuisce, no, il valore da osservare per l'autocall, cioè per il richiamo anticipato. Questo secondo me è un certificato interessante come struttura cedolare, quindi tutti quegli investitori che hanno obiettivo di orientata periodica, obiettivo di recuperare delle minusvalenze pregresse, ecco, questo certificato lo possono valutare. Poi ovviamente bisogna verificare se i sottostanti sono in linea con quella che è la view dell'investitore. C'è qualcuno che può apprezzare questi tre sottostanti, qualcuno potrebbe dire no, il titolo STM io sono convinto che scenda, e quindi magari troverà un certificato similare a questo come struttura, ma secondo me questo è un certificato interessante da valutare. Giusto un appunto veloce, Gabriele, guardavo, ma ce l'ha fatto notare anche un amico mentre parlavi. Al momento rimangono solo due cedole di quelle condizionate, perché una è stata staccata proprio oggi con pagamento 22 aprile 2021, però fondamentalmente la descrizione generale del prodotto prevedeva tre cedole condizionate. Gabriele, ricordiamo anche questo, fondamentalmente, appunto, il discorso fiscale che varia da banca a banca o da broker a broker. Insomma, ci sono broker che permettono la compensazione immediatamente con le minusvalenze e broker invece che vanno a decurtare la cedola, non mi viene la cedola, dal prezzo medio di carico, e quindi la compensazione si ha o a vendita del prodotto oppure a scadenza. Prima di passare al prossimo ISIN, Gabriele, c'era una domanda che è relativa alla creazione di watchlist. No, purtroppo sul nostro sito al momento non è ancora permesso creare delle watchlist, ci stiamo attrezzando per farlo in un futuro, non abbiamo delle tempistiche immediate da fornire. Ovviamente la watchlist, come diceva Stefano in precedenza, è uno strumento che permette di monitorare, di tenere sott'occhio senza andare così di fretta nell'acquisto di un prodotto, permette di monitorare l'andamento appunto di un certificato. Ok, Gabri, se vuoi darmi il prossimo ISIN lo segno. Allora, DE00HV4KComoComo8. Siamo sempre su un cash collet, sempre su un worst off, in questo caso andiamo dalla parte opposta del
dell'oceano. Prima eravamo in Italia come sottostante, adesso andiamo sul mercato americano. Questo l'ho selezionato un po' perché mi interessa come certificato, un po' anche per diversificare, no? Perché una delle trappole mentali, diciamo così, no? Tipiche, no? Della finanza comportamentale, dell'emotività, se vogliamo, anche della persona, è quello di andare a lavorare solo su sottostanti del mercato domestico. Quindi la logica è: sono italiano, ho la presunzione di conoscere le aziende italiane e quindi di conseguenza io investo solo su certificati, ad esempio, che hanno come sottostante il mercato americano. Ma è assolutamente un'illusione quella di conoscere il nome della società e quindi avere la capacità di sapere questa azienda come andrà, no? Per darvi un'idea molto semplice, esempio stupido se vogliamo, ma giusto per capirsi, tutti quelli che lavoravano a Parmalat non erano certamente a conoscenza del magheggio, diciamo così, a livello di bilanci che veniva portato avanti, no, dalle alte sfere. Quindi, o a meno che una persona non sia nel CDA di un'azienda, ma qui siamo in un altro aspetto, che allora effettivamente potrebbe avere sentore di quella che è la realtà dei fatti. Per il resto, il fatto di conoscere che, non so, la Doria è quella che quando vai al supermercato compri la cosa, come si chiama, il coso di pomodoro, che Tod's è quella che compri le scarpe, eccetera, insomma, è una presunzione. Quindi mi raccomando, diversificare anche su altri mercati. Oltretutto, il mercato americano è il mercato finanziario, è un mercato che fondamentalmente ha una tendenza rialzista di fondo, quindi ha una forza relativa maggiore rispetto al mercato europeo, al mercato italiano, ha molta più varietà come titoli, per cui insomma è un peccato non utilizzare anche quei sottostanti. E poi, come diceva giustamente anche prima Francesco, è il mercato probabilmente che uscirà prima e meglio rispetto agli altri da un punto di vista economico, per cui anche questo secondo me avrà il suo peso, almeno nell'immediato, poi nel futuro vedremo. Dicevo, questo certificato due sottostanti, è un worst off, allora è sempre un cash collect, quindi sempre obiettivo entrata periodica, sempre capitale condizionatamente protetto. Worst off, dicevamo due sottostanti, in questo caso sono due giganti americani, sono Facebook e Amazon. La struttura è quella classica del cash collect, quindi c'è periodicamente una data di rilevazione alla quale, diciamo così, andranno, diciamo così, verificate, no, alcuni parametri. Allora, cosa dire? È quotato al CertX, in questo caso, mentre quello di prima era sul SED, questo è quotato al CertX, la scadenza naturale è il 2023, se non è attiva l'opzione autocall. La cedola di questo certificato ammonta all'1% su base trimestrale, quindi non è generosissimo rispetto ad altri sottostanti, ad esempio quello di prima che abbiamo visto, però è senz'altro interessante dal mio punto di vista. La cedola è trimestrale, quindi stiamo parlando, dicevamo, un 1% a trimestre, stiamo parlando di un 4% potenziale annuale. La cedola gode dell'effetto memoria, quindi se in una data di rilevazione non dovesse essere richiamata, può essere recuperata se futuro, ovviamente, in una successiva data di rilevazione si verifica nuovamente l'evento barriera. Alla prima data di rilevazione, stiamo parlando di maggio di quest'anno, non è attiva l'opzione autocall, per cui fondamentalmente chi dovesse avere in portafoglio questo certificato alla prima data, dicevo maggio di quest'anno, in portafoglio si troverebbe di fronte a due scenari, no? Il primo scenario è tutti e due i sottostanti sono sopra la barriera, in questo caso il certificato paga la cedola, si va alla data di rilevazione successiva, almeno uno dei sottostanti, secondo scenario, è inferiore alla barriera, in questo caso non si percepisce la cedola, si va alla data successiva, però dicevamo la cedola ha l'effetto memoria, quindi può essere recuperata in seguito. Dalla seconda data stiamo parlando di rilevazione, intendo, e stiamo parlando di agosto, invece diventa attiva l'opzione autocall, la trigger rimane sempre al 100%, sia in questa data che nelle successive date di rilevazione. La cedola abbiamo detto l'1%, in questo caso dalla seconda data abbiamo tre scenari, no? Primo scenario è entrambi i sottostanti sono superiori allo strike, scatta l'opzione autocall, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola. Secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore allo strike, ma sono entrambi superiori alla barriera, in questo caso si cassa la cedola. Si va alla data successiva, terzo scenario, quello negativo, no? Abbiamo almeno uno dei sottostanti inferiore alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, si va alla data di rilevazione successiva, sempre con l'effetto memoria della cedola come tutela potenziale, ovviamente.
E se non scatta mai l'opzione autocall, abbiamo detto che il certificato scade nel febbraio del 2023. In questo caso, se tira riga, si guardano i due livelli di barriera. Se entrambi i sottostanti avranno una quotazione uguale o superiore alla barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola dell'1%. E dal giorno successivo, ovviamente, scade, non esiste più. Al contrario, invece, se almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera, attenzione perché qui paga la performance negativa del sottostante peggiore, però attenzione, questo certificato contiene l'opzione airbag, per cui in caso di evento barriera, fondamentalmente i livelli di strike, non so se vuoi spiegarlo nel dettaglio, Riccardo, vengono rimodulati verso il basso, per cui la perdita monetaria rispetto a un certificato che non contiene questa opzione è senz'altro dimezzata, fondamentalmente fortemente ridotta. Quindi fondamentalmente un certificato che in caso di evento barriera a scadenza, perché la barriera è discreta, diciamo così, contiene un meccanismo, no, di protezione. L'airbag, l'abbiamo già detto altre volte, è come il meccanismo, no, dell'airbag della macchina, no? In caso di incidente è un meccanismo di protezione salvavita, no, che serve a ridurre il danno dell'incidente, dell'impatto. È la stessa cosa, no? L'impatto monetario viene ridotto grazie a questo meccanismo. Esatto, scusami, nel frattempo mi si sono scaricate le cuffie, spero che si senta. Allora, fondamentalmente, il meccanismo airbag è il meccanismo che permette, come diceva Gabriele poc'anzi, di ridurre un po' l'impatto legato alla violazione della barriera a scadenza. Chissà perché Gabriele ultimamente, a differenza di quanto ha detto Francesco nelle sue analisi, io ultimamente questi airbag li ho fatti vedere prevalentemente su sottostanti americani, forse perché l'esempio viene un po' meglio con sottostanti americani, perché sono cresciuti molto, quindi eventualmente la paura o il timore che di qui a scadenza possano correggere al ribasso sia maggiore, quindi l'effetto airbag può fare un po' più presa o appiglio. Allora, prima di passare al prossimo certificato, rispondo un attimo a due domande, o meglio, una domanda che è relativa appunto a questo certificato che ci chiede cedole crescenti? No, le cedole non sono crescenti. Quando nel prospetto viene indicato fondamentalmente una cedola crescente, come in questo caso, lo vedete qui, vuol dire che è attivo l'effetto memoria. L'effetto memoria, quell'effetto di cui parlava Gabriele in precedenza, ma lo vedete anche scritto nel nome o anche nella descrizione del prodotto, che permette di recuperare, insomma, le cedole, vedete, lo vedete scritto nel nome, permette di recuperare le cedole qualora ad una data di rilevazione la cedola non sia pagata, quindi non ci siano le condizioni per il pagamento delle cedole. Quindi l'effetto memoria, fondamentalmente, come dicevamo, a differenza di certificati, insomma, senza effetto memoria, dei cash collect senza effetto memoria, cosa consiste? Se ad una data di rilevazione la cedola condizionata non viene pagata, non deve essere pagata, viene messa in un cassettino, non viene persa e viene recuperata alla data successiva, se c'è la condizione. Nel caso contrario, anche in quella successiva sarà persa e si andrà avanti con le date future, fino a quando eventualmente non ci saranno le condizioni. Ovviamente queste sono cedole condizionate, quindi significa che potrebbe non verificarsi mai la condizione per il pagamento, e condizione per il pagamento appunto il fatto che tutti i titoli siano al di sopra della loro barriera. Detto questo, Stefano, so che hai un altro ISIN e mi avevi chiesto di far vedere anche un sottostante, Sì, però allora. torno su una domanda che è questa, Stefano, di un amico, insomma, che ci chiede gentilmente l'ISIN del certificato sueni con barriera vicino al prezzo di borsa che quota con possibilità di avere un 30%. Sì, allora, buon gustaio, direi, perché è un prodotto molto aggressivo, il codice DE000. HV 4E Q di quadro C1. Eccolo lì. Attenzione. Eccolo, 4E, sì, giusto. Ecco, Attenzione che è 4E, un pro...
È un prodotto, lo ricordo, aggressivo questo, è un prodotto speculativo, non da investimento, ma è un prodotto aggressivo per chi vuole sovraperformare, insomma, una parte del portafoglio a patto che il mercato scenda, insomma. Se avete Esatto. una visione ribassista di Eni, è un prodotto molto interessante. Sì, attenzione ovviamente alla rischiosità che è legata al titolo, quindi non fatevi prendere dal rendimento potenziale del 30%, valutate sempre quella che è la rischiosità, ok, legata al prodotto. Allora, Stefano, o meglio, Sì. scusami Gabriele, non so se tu hai altri ISIN da far vedere, oppure passiamo un attimo da Stefano che voleva andare ad analizzare un sottostante. Fai pure analizzare Stefano, dopo se avanza tempo, Ma se allora, vuole. Vai, va. volevo parlarvi di un trade un po' particolare, perché ovviamente il mercato americano è a rialzo, è tutto bello, ma noi sappiamo che prima o poi arriveranno anche le tempeste anche sui mercati americani. Quindi i portafogli troppo sbilanciati assumono un rischio abbastanza importante. Bisognerebbe aggiungere dei reverse bonus cap anche su alcuni titoli. E ce n'è uno in particolare che vale la pena osservare. Voi avete già capito di cosa si tratta. Beyond Meat, che è un'azienda che produce hamburger vegetali. Non so come mai non viene fuori il grafico. Eccolo qui, eccolo lì, l'ho visto, l'ho visto. Vuoi farvi vedere il Eccola, grafico? sì, scusami, la riprendo, No, ce la farò. ce la farò. Beyond Eccolo. Meat, eccola qui. Lo dobbiamo vedere da qui perché ovviamente è tutto difficile. Eccolo lì, grafico tecnico. Aspetta che lo metto un po' più in grande anche, così lo facciamo vedere. Sì, Ok. lo mettiamo ancora più grande, massimizzalo e lo mettiamo col candlestick e lo mettiamo settimanale. Quindi Ok. sono molto esigente. E lo mettiamo settimanale. Senti, scusami Stefano, settimanale dov'è? In Devi alto? cliccare sulla freccia a fianco di giornaliero a sinistra, vai a sinistra. Sì. Destra, eccolo lì, viene fuori settimanale. Ecco. Eccolo qua. Sì, scusami, Eccolo, sì, l'ha solitamente uso fatto. altri info provider, No, vabbè, lo uso dobbiamo poco. usare questo in emergenza perché ovviamente giusto per fare un grafico. Però questo titolo particolare ha avuto un exploit molto interessante, ovviamente all'inizio, ne parlavano come della nuova Amazon, del cibo sintetico, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto che ovviamente c'è stata una forte domanda iniziale di questi prodotti, ma soprattutto sono arrivati molti competitor, tra cui Impossible Food, ad esempio, ed altri prodotti. Tra l'altro, la pandemia non ha certamente aiutato le vendite nei fast food e a breve non credo ci saranno vendite colossali del prodotto. Perché è interessante questo titolo? Perché nonostante escano dati positivi, accordi con McDonald's, Tester, ma cioè, il titolo comunque non cresce e quando cresce viene velocemente ribattuto in giù. Quindi tecnicamente, quando noi abbiamo un titolo, escono delle notizie splendide, buone, e poi il titolo non sale, è sempre un campanello d'allarme. E allora mi sono chiesto, ma non è che ci stiamo preparando una basettina lì per portarci da 130 magari fino a 100, 110, uno sciacquone di 10-15 punti percentuali? Andiamo a vedere se c'è un prodotto interessante da investimento per, lo sottolineo, bilanciare un po' il portafoglio già rialzista che si possiede. E ho trovato un certificato molto interessante, un reverse bonus cap su appunto Beyond Meat, che ha la particolarità di essere di tipo quanto e il codice è DE000HV4L8H6. Benissimo. Innanzitutto Ok. si compra più o meno a 100, insomma a 103, adesso oggi è salito, ieri si comprava a 100, insomma perché il titolo è sceso. E la distanza alla barriera è assolutamente clamorosa perché abbiamo quando io ho guardato il titolo era un 44,3%, adesso dovrebbe essere qualcosina di meno, ecco un 50% di distanza alla barriera, 50. è un rendimento del 13,33% e un potenziale del 15,38%. Il rendimento annuo è molto interessante, un 13,33, però
Perché interessante? Perché in un'ottica di differenziazione del rischio del portafoglio, una piccola quantità di un prodotto come questo ci può stare, perché obiettivamente abbiamo una barriera profonda, abbiamo una scadenza che è più o meno un anno, perché abbiamo 16, 6, 22, quindi è un anno e qualche mese, non è una scadenza lunghissima. Abbiamo un 50% di barriera intatta e direi che è un, se dobbiamo trovare una reverse bonus cap interessante per chi non ha una propensione a rischio estremamente aggressiva, questo, se vogliamo, è la controparte di quello di Eni. Mentre su Eni avevamo una barriera vicinissima, 5 punti percentuali, e quindi abbiamo 50. I rendimenti non è che siano così diversi alla fine, perché sono dimezzati di fatto, o poco di più, ma bisogna ricordare che questo titolo è molto più volatile di Eni, quindi evidentemente il prodotto sconta questo. È un prodotto che però io metterei assolutamente nella hit list per bilanciare un portafoglio rialzista. Non è un prodotto su cui punterei massicciamente, ovviamente, perché è un prodotto comunque rischioso, ma è abbastanza interessante. Bene, bene, bene. No, mi piace ovviamente attenzione alla rischiosità, come diceva Stefano, del sottostante, però sicuramente interessante. Funzionamento è sempre il medesimo, abbiamo cambiato quello visto in precedenza, abbiamo cambiato la maturity, quindi siamo un po' più lunghi come maturity. Stefano, giusto per capire, questo lo prenderesti in portafoglio per farci un po' di trading oppure da portare sino a scadenza eventualmente? Allora, questo è perfetto per fare un po' di trading e per bilanciare un portafoglio esposto. Non dobbiamo dimenticare che il mercato rialzista del mercato americano necessita delle sue pause di consolidamento, necessita dei suoi rovesci. Perché è importante crearsi la hit list di questi prodotti? Perché poi quando il mercato accenna a scendere si va a incrementare la posizione, che deve essere comunque costruita subito. Una piccola quantità omeopatica va presa per costringerci un po' anche a seguire il prodotto, evidentemente. Però questa tra i reverse bonus cap sui titoli, ovviamente, oltreoceano è abbastanza interessante. Sarà che amo molto gli hamburger, quelli veri, e quindi mi viene anche naturale uno short su un titolo del genere. Però, a parte gli scherzi, come vi dicevo, il vero segnale è stata l'esplosione del titolo, bella, forte, violenta, e poi il ribasso che è avvenuto con bassi volumi, quasi a ricordarci che i titoli, bisogna stare attenti se salgono perché sono comperati o perché non sono venduti, e lo stesso se scendono perché sono venduti o perché non sono comperati. Voi vedete la discesa del titolo, l'esplosione che c'è stata del titolo e poi la discesa del titolo costante ma inesorabile. Qui ha fatto esattamente il contrario di quello che si dice. Di solito si dice si sale con la scala e si scende con l'ascensore. Qui invece siamo saliti con l'ascensore, scendiamo con le scale e diciamo che è un segnale di debolezza del titolo, soprattutto per le notizie che sono uscite su McDonald's, la distribuzione della carne vegetale e via discorrendo. È un titolo che gli analisti, tra l'altro, considerano sopravvalutato, se vogliamo parlare anche di aspetti tecnici, ma non interessa gli aspetti fondamentali, ma non interessa solo quello tecnico è che abbiamo appunto un titolo che è esploso a rialzo in maniera violenta, poi si è rimangiato tutto il rialzo. Non è mai un bel segno. Certo, va bene. Allora, io direi, Gabriele, passo a te e poi non so se hai qualcos'altro da farci vedere, altrimenti ci avviamo magari verso le conclusioni finali perché siamo bellamente, diciamo, mangiati quest'ora e mezza che è passata molto, molto velocemente e insomma, eventualmente ci teniamo qualche sorpresina per gli appuntamenti futuri. Gabri, hai altro? Abbiamo altro in serbo? Scusate, allora io mi ero segnato un altro ISIN che in realtà è un fixed su Enel, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, non so se lo vuoi ripetere o se... Assolutamente sì. Allora, No. H47 Juventus e 0. Ok. Questo l'ho inserito un po' perché secondo me è interessante, un po' perché comunque è una struttura sempre a cedola,
ma diversa rispetto ai cash collared che abbiamo descritto prima. Qui intanto abbiamo un solo sottostante, che è il titolo Intesa San Paolo. Ho detto Enel prima, chiedo per sbaglio, ma in realtà è Intesa San Paolo, chiedo Venia. Dicevo, quindi un solo sottostante, non è un worst off, è sempre un prodotto a capitale condizionatamente protetto, l'obiettivo è sempre quello dell'entrata periodica. Qui però la struttura cedolare è particolare, perché fondamentalmente la cedola è incondizionata, cioè vuol dire che viene pagata indipendentemente dall'andamento del sottostante. Nello specifico questa cedola è su base trimestrale, ammonta all'1,5%, quindi su base trimestrale significa un 6% potenziale annuo. Quindi fondamentalmente un investitore che dovesse comprare questo certificato e portarlo fino a scadenza sa che a ogni data di rilevazione, quindi ogni trimestre, incassa la cedola dell'1,5% indipendentemente dall'andamento del sottostante. Ovviamente, essendo una cedola incondizionata, non c'è l'opzione autocall, quindi il certificato giunge sicuramente a naturale scadenza. La naturale scadenza è prevista per il dicembre del 2023. E a scadenza si tira una riga e si va a analizzare il livello della barriera, che è discreta, quindi attiva sulla scadenza. Se Intesa sarà superiore al livello della barriera, lo troviamo qui 1,62 e 82, allora il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola. Al contrario, invece, se il sottostante è inferiore alla barriera, si applica la classica formula prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. In questo modo si calcolano il prezzo di rimborso in caso di evento barriera. Questa è una tipologia sempre a entrata periodica, cioè scusate, a cedola per soddisfare l'entrata periodica, ma con una struttura, vedete, diversa da prima. Prima i cash collect pagavano la cedola se alla data di rilevazione si verificava, no? La condizione per il pagamento della cedola, cioè se i sottostanti erano superiori alla barriera. In questo caso questa condizione non c'è. A ogni data di rilevazione si incassa sicuramente la cedola se si detiene ovviamente il prodotto in portafoglio. Quindi la cedola è incondizionata. Questa è la caratteristica principale del prodotto. Ok, allora ragazzi, direi che non so, andiamo agli ultimi commenti finali e poi chiudiamo, giusto? Ok, allora c'è qualche domanda, ma diciamo siamo un po' oltre i tempi, oltre il tempo, e magari se volete, appunto, ricordiamo che c'è il nostro numero a disposizione, fondamentalmente, che è l'800-01-1122, che lo trovate sempre qui. Siamo a vostra disposizione dalle 9 alle 18. Gabri, lascio a te, diciamo, dato che sei stato l'ultimo a prendere la parola, magari eventuali commenti e saluti finali. Facciamo l'ultimo giro di tavola e poi salutiamo tutti. Mi cogli in contropiede perché io su questi commenti, sui saluti, non sono ferrato sulle strade. Ecco, va bene, niente. Allora li faccio io, insomma. Dare posto a un buon aperitivo a tutti, visto che l'orario si presta, purtroppo il momento non è ancora dei migliori, però magari Io vorrei lanciare un invito agli investitori a essere avari e a rivalutare l'avarizia operativa come qualcosa di positivo, cioè non avere fretta di spendere e posizionare tutto il denaro che si ha a disposizione, farlo in maniera calibrata, in maniera avara e quindi costruire le posizioni con calma, con pazienza, costruire un portafoglio in certificati, oltre a dare una bella soddisfazione perché sono prodotti che si alimentano del solo tempo alla fine, basta solo seguirli, quando sono scelti bene danno belle soddisfazioni e quando vanno in perdita si bilanciano in un portafoglio. Insomma, il mio consiglio è quello per gestire l'emotività di suddividere tra più sottostanti, più scenari, proteggerci dalle nostre idee, perché non bisogna avere un'idea di fondo da cui
su cui far convergere tutto il portafoglio. Bisogna smettere di pensare col concetto di impossibile e introdurre nella mente il concetto di praticamente impossibile. Questo rivoluziona le aspettative del rischio. È possibile che il mercato arrivi a 30.000 punti nell'arco di 2 settimane? No, è impossibile. No, è praticamente impossibile, ma può avvenire. È possibile che il mercato arrivi a 18.000-20.000 in 2 settimane? È impossibile. No, è praticamente impossibile. È una cosa diversa, perché se facciamo così, il rischio rovina, il rischio di essere battuti fuori dal mercato si riduce molto. Per fare questo bisogna costruire dei prodotti e lo fa Unicredit in maniera egregia, ma bisogna anche imparare ad usarli, quindi a combinarli tra di loro nel miglior modo. Nella mia pagina Facebook, se volete venire a curiosare, trovate un sacco di esempi di queste avarizie e tra l'altro pubblicherò la lista dei prodotti che abbiamo visto sotto forma di rubrica proprio domani e quindi troverete anche un altro certificato su Alibaba, molto molto interessante, sempre un reverse bonus cap. Quindi siate avari, pianificate con le hit list, tenete in considerazione che tutti perdono e soprattutto abbiate delle basse aspettative, che poi se va meglio dell'aspettativa bassa c'è solo gioia e soddisfazione. Non c'è niente di peggio di sentire qualcuno che si lamenta perché ha guadagnato solo un 15% l'anno. Non lo dico come battuta, ma penso che sia condivisa. Quindi è tutto qua. Certo. Allora, io ringrazio anche Francesco, prima di far vedere un po' i vari, magari i vostri due siti, ringrazio anche Francesco che è stato con noi, insomma, in questo primo appuntamento, la prima volta che era, prendeva parte a questi appuntamenti di formazione e speriamo di rivederlo presto con noi nei prossimi appuntamenti. Ti ringrazio per la chiarezza, Francesco, per i tuoi spunti che ci hai fornito e sicuramente lo spunto di un esperto è sempre utile per capire cosa è successo e cosa ci possiamo aspettare sui mercati e di conseguenza unire quelle che sono le tue conoscenze, quelle che sono le nostre ricerche, ovviamente, Unicredit, con le competenze di Gabriele e di Stefano è sicuramente stato molto utile, insomma, per fare un mix, diciamo, quasi perfetto. Quindi veramente grazie Francesco ancora per la partecipazione. Grazie per l'opportunità, è stato un piacere poter partecipare. E allora, ricordo al volissimo, Stefano pubblica, oltre che sui suoi canali social, pubblica anche sul sito di TraderLink una rubrica dedicata, quindi lo vedete qui, traderlink.it, al centro del sito una rubrica che si chiama Occasioni e Trading, che è proprio dedicata ai nostri certificati e credo domani probabilmente pubblicherà appunto la lista con i certificati di cui ha parlato. Gabriele, ormai conosciutissimo per il suo blog Bellelli.biz, insomma, eccolo qua. Tra l'altro, ti stavo vedendo anche sul sito di TraderLink, sì, insomma, in un evento, in una diretta. Insomma, diciamo, sono due formatori, e ormai Gabriele e Stefano sono due formatori di lunga esperienza che pubblicano e alimentano i loro social in continuità e li ringraziamo per questo perché sicuramente l'esperienza maturata nel corso degli anni va condivisa con tutti. Quindi ragazzi, ancora grazie di tutto e buona serata e a presto al prossimo appuntamento di formazione. Ciao a tutti. A presto. Buona serata a Ciao. tutti, grazie.